prima intervista col presidente del Varese Gavirate, il neo presidente che oggi ha ufficializzato 83% delle quote, varesino, cioè questo ci dice tanto, perché però insomma è di Cadrezzate, vicino alla città di Varese da anni. Beh, vedendo, la prima domanda che ti faccio è questa, ci diamo del tu perché siamo quasi paesani, io di Leggiuno, tu di Cadrezzate. La prima domanda che ti faccio è la seguente, vedendo da varesino, vedendo questo filmato qui di Sannino, cosa hai provato? Mi ha emozionato, in più di qualche scena mi sono accorto di avere gli occhi lucidi, perché i valori che lui ha trasmesso, i valori che sono emersi dal filmato, sono quelli che io tutti i giorni comunque cerco di imprimere ai miei, al mio staff, al mio gruppo di lavoro, e quindi li sento molto miei. Questo, ecco, tu in questo momento sei passato praticamente a condurre una squadra che io credo, non lo diciamo apertamente, però una squadra che vuole andare avanti e vuole forse conquistare la famosa Serie A, insomma, andando avanti. E hai anche trovato, io so che sei, avendo fatto quello che hai fatto in 12 anni, sei anche un tale scout di persone, hai trovato un nuovo allenatore che assomiglia un po' come caratteristica di Sannino. Sì, è molto determinato, è molto organizzato, soprattutto organizzato mentalmente, e mi è piaciuto questo. Non lo spaventano le sfide nuove, o anche le sfide comunque che sono più alte rispetto comunque alle competizioni che ha fatto. E mi è piaciuto l'entusiasmo, l'energia e la voglia comunque di mettersi in gioco e di far bene, che appunto mi ha dimostrato nel primo colloquio. Questo è Sottili. Ecco, ogni anno ti faccio una domanda un po' provocanti. Ogni anno, qui ogni volta che si fa la campagna acquisti, Varese sicuramente vende, acquista, eccetera. E tutte le volte si dice noi partiamo per la salvezza e poi vediamo cosa succede. Quest'anno invece la vostra mission com'è? Ma quest'anno comunque l'obiettivo minimo deve essere quello, quindi noi dobbiamo lottare per la permanenza in questo campionato, perché non possiamo e non dobbiamo permetterci di retrocedere, questo è sicuro. Poi detto questo, io quello che continuo a dire è giochiamocela tutta, quindi non risparmiamoci mai in generale nella vita, e quindi per quanto riguarda i giocatori non si dovranno risparmiare in campo. Io sono uno che, se devo fare un parallelo calcistico, mi definisco uno o da 3 punti o da 0 punti, e questa è la mia motivazione che ogni mattina mi fa alzare e mi fa dare il massimo in continuazione. Poi non è detto che a fine giornata abbia comunque vinto, magari posso anche perdere, ma devo perdere con onore, devo perdere a testa alta e devo aver comunque combattuto per cercare comunque di vincere, o comunque di giocarmela, giocare tutte le mie potenzialità, le mie possibilità. Quindi questo deve essere, in ogni caso, anche se dovrà esserci, se ci sarà una sconfitta, dovrà essere una sconfitta a testa alta, perché non voglio appunto dover io, i giocatori, comunque abbassare gli sguardi per la vergogna di non essersela giocata fino all'ultimo secondo della partita. Questo sì. Ecco, un filo conduttore, diciamo, di tutta questa serata, ma anche di questa chiacchierata del Varese, se dov'è, e dell'uomo immagine del Varese, del team manager Papini, che tra l'altro è un uomo di largo anche lui, come lo siamo noi. Papini, cosa dici di Papini? Ma Papini adesso, io lo conosco poco, però per quel poco che lo conosco lo ritengo un valore aggiunto del Varese, quindi sicuramente uno dei tesori del Varese che voglio tenermi stretto anche appunto in questa nuova era, quindi in questa mia nuova gestione. Non ho ancora avuto modo di conoscere bene tutti, perché comunque in queste prime settimane mi sono dovuto dedicare ai conti, ai numeri, perché prima di tutto comunque una società sportiva è un'azienda, e tra l'altro appunto il Varese è un SPA, quindi ha bisogno comunque di un occhio ai numeri, e insomma di sistemare comunque prima di tutto appunto i bilanci. E il secondo passo sarà quello di dedicarmi alle persone, perché sono la ricchezza di una società, e quindi poi andrò ad approfondire la conoscenza. Sicuramente di Papini dico che per me resta un punto saldo e fermo della... L'ultima domanda: quando vi siete scambiati la maglia, su che Antonio Rosati stava salendo e tu la stavi prendendo, cosa vi siete detti? Tu hai detto a un certo punto, tua moglie ti ha detto, ma chi te l'ha fatto fare o no? Visto che ci sei molto legato a... Ma...
In tantissimi, ma fino a ieri, un minuto prima della firma, mi hanno detto: ma chi te lo fa fare? Tirati indietro, è un passo molto lungo, un passo importante, un passo più lungo della tua gamba. Io però faccio un parallelo a Oro in Euro 12 anni fa, tutti mi dicevano: non buttarti, lascia stare, un'attività che non ha storico, un'attività che non ha storia, non ci sono dei numeri che dimostrano appunto la possibilità, sei giovane, avevo 24 anni, non avevo le risorse economiche, avevo soltanto tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e il fatto di sapere comunque di avere delle potenzialità che volevo mettere in gioco e giocarmela. Ero disposto a fallire, come sono disposto a fallire tutti i giorni, perché io quello che continuo a dire ai miei è che un imprenditore è colui che compie l'impresa col rischio di morire sul campo di battaglia. Quindi questo deve essere lo spirito che ci deve far affrontare ogni giornata della nostra vita, perché è l'unica vita che abbiamo. Quindi non voglio arrivare la sera a mettermi a letto, fare l'esame di coscienza e rendermi conto di aver sprecato una giornata dell'unica vita che ho. Quindi questo è l'esempio di giovani che ci stanno seguendo qua e che ci dicono che bisogna andare avanti. Senti, io ti ringrazio tantissimo di questa e poi ci sarà opportunità più avanti di ancora sentirci. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao.